La fuga che invece ha il suo suono è un pezzo molto gradevole, conosciuto anche come la piccola fuga in sol minore rispetto alla più grande che viene accostata alla fantasia BV542. È un pezzo originale, particolare, devo dire. In alcune copie abbastanza tarde, quindi non del periodo di Vivaldi, viene prescritto l'utilizzo dell'organo pleno, come si fa per le fughe più importanti, ma a causa di alcune caratteristiche di scrittura io preferisco una registrazione più leggera. La scrittura di questo brano infatti è, possiamo dirlo, un po' birichino, certamente dal punto di vista della tessitura che Bach utilizza per le voci. Spesso una voce inizia il soggetto, ma poi il soggetto viene continuato da un'altra voce. Se le mettessimo su quattro pentagrammi saremmo imbarazzati ad assegnare una voce, una melodia, una linea melodica, una voce piuttosto che un'altra. È davvero un gioco predeterminato. Bach lo fa volontariamente, un po' per essere probabilmente un po' spiritoso in un brano lieve. Anche per questo motivo io ho scelto una registrazione, dicevo, più leggera. Un'altra caratteristica di questo brano è che è a quattro voci, ma è raramente a quattro voci. Quando entra una voce nuova, una delle quattro tace, come si dice, e rimangono in tre, solo in pochi punti. Ecco, allora godiamoci della cantabilità di questa piccola fuga.